svegliati e benvenuto, Biduf. Tu sai perché sei qui? No. Bene. Tu sai cos'è questa? Questa è una MT. Tu verrai utilizzato solo per questa. Io te la insegnerò contro la tua volontà. Ti utilizzerò solamente quando mi servirà e dopodiché ti lascerò marcire in un box. Benvenuti quindi in questa nuova top 5. Questa top 5 incomincio subito a dirvi che è stilata, fatta molto professionalmente in base alle mie scelte nei giochi, che purtroppo sono un cattivone. Ma dai, non fate finta di niente, l'avete fatto anche voi, non potete mentire sull'ovvio. Quindi cominciamo subito con la quinta posizione. Se questa top 5 non vi piace o non siete d'accordo con me, sbattetemi i coglioni, mettete mi piace per la scenetta iniziale. Numero 5, Voltorb. Purtroppo Voltorb si utilizzava come ultima chance di vittoria utilizzando ovviamente la mossa autodistruzione barra esplosione con la sua evoluzione Electrode. Purtroppo quando non si avevano altre possibilità e ti rimanevano due Pokémon, uno con pochissima vita e l'altro Voltorb che aveva autodistruzione, beh, mi spiace Voltorb. Numero 4, Mankey. Ok, questa ve la spiego un pochettino. Quando ai tempi giocavo a Pokémon Giallo, ovviamente, con un Pikachu non potevo battere Brock. Era molto improbabile. Certo potevo prendere dei Nidoran per utilizzare doppio calcio, ma chi se ne frega. Di solito prendevo un Mankey, che utilizzavo semplicemente per battere Brock e dopodiché lo buttavo nel box o lo liberavo direttamente e non ne sentivo più parlare per tutto il resto della campagna. Numero 3, Rattata. Rattata è uno di quei Pokémon che utilizzavo come capro espiatorio perché, diciamo che quando dovevo ricaricare il mio Pokémon e sapevo che l'altro attaccava, mettevo un Rattata, così poi pian pianino ricaricavo il mio altro Pokémon e diciamo Rattata purtroppo era una vittima sacrificale di tutti i miei run che ho fatto da piccino, ma insomma, chi non ama Rattata? Diciamo che comunque poi ho cominciato a utilizzarlo con l'abilità Fear, ovvero con Focal Nastro e Rimonta e Attacco Rapido, ma alla fine moriva lo stesso, quindi vabbè, dai. Numero 2, Mew. Ehi, ho ritrovato Pokémon Ranger. Ordunque, che si tratti di quarta generazione, sesta generazione, sì, è X, terza generazione con i remake o qualsiasi altra generazione. Attenzione, Mew per me era un Pokémon che lo sfruttavo e basta, per le MT, per le MN. Certo, non posso dirvi ovviamente la prima e seconda generazione perché ai tempi era un po' più difficile averlo e del glitch non ne sapevo ancora nulla e quindi no, non ce l'avevo, per carità. Ma nelle altre generazioni, quando ho cominciato a imparare a utilizzare trucchi, diciamo che Mew, oltre alla sua potenza, mi serviva solamente per insegnare le MT o le MN. E boh, basta. Mew, intanto fa schifo al cazzo, scusate. Numero 1, Bidoof. Bidoof, madonna mia, ho sbagliato veramente tanto in quarta generazione aver sfruttato questo Pokémon, perché poi alla fine si rivela essere una valida scelta, sia lui che Bibarel. Insomma, o lo utilizzavo per taglio, surf o forza e spaccaroccia, oppure, forse qualcuno non la poteva imparare, oppure come con Rattata, switchavo il mio Pokémon debole per mettere Bidoof per poter ricaricare il Pokémon indebolito, quindi Bidoof doveva andare giù per forza di cose. E molte volte però sono riuscito a battere l'allenatore solo con Bidoof, il che mi lasciava veramente con un senso di dispiacere per averlo trattato così male. Quindi ragazzi, questa è la mia top 5 dei 5 Pokémon più sfruttati nei giochi. La vostra qual è? Sempre commentino qui sotto e soprattutto, volete consigliarmi delle top 5? Sempre qui sotto. Volevo fare il fenomeno ma non ho altri link, non ho voglia di farmi altri account di qualcosa. Quindi ragazzi, un bel mi piace al video, un'iscrizione su questo canale e sull'altro. Noi ci rivediamo alla prossima top 5. Un saluto a Teo e ciao ciao. Comunque, per chi se lo chiedesse, era il CD di Assassin's Creed Black Flag. Già finito intanto, tranquilli.